Rapporto dalla dimensione X, entità A, i livelli e le dimensioni. Lo spirito, ho detto, vaga nel cosmo. Il vagare nel cosmo non è libertà assoluta, in quanto esso è limitato alle zone del cosmo ove le condizioni spirituali sono più o meno in sintonia con esso spirito. Uno spirito non vivrebbe né svolgerebbe attività là ove l'evoluzione fosse tanto superiore o inferiore alla sua. Svolgere o meno quella certa attività dipende forse da un eventuale principio che vieta all'anima di recarsi là ove l'evoluzione è superiore alla sua? Chiarisco subito che non esiste nella legge siffatto principio, per cui un divieto di quel genere non è posto ad alcuno spirito. Ma sussiste un principio in virtù del quale uno spirito sente di non doversi recare là ove l'evoluzione è superiore alla sua. Questo sentire è dato dalla sua evoluzione ed è dunque l'evoluzione che estrinseca qualcosa di sottile, la proiezione o meno verso determinate zone che sono o non sono in sintonia e nelle quali esiste una evoluzione proporzionata alla propria. Io, spirito disincarnato, non sento di recarmi là ove sono entità di eccelsa evoluzione, perché so che la mia presenza sarebbe inutile, perché so che la permanenza fra quelle entità non mi interesserebbe, perché amo restare intorno a quegli spiriti che hanno la mia stessa evoluzione e presso i quali mi trovo a mio agio.